Allora, buona domenica a tutti. Vorrei dire la mia su Gattuso. Gattuso è un grande uomo. Ragazzi, lo ha dimostrato con l'ultima scelta che ha fatto di dare le dimissioni e a rinunciare a 8 milioni di euro, che insomma è una bella cifra. Io penso che pochi avrebbero fatto la scelta che ha fatto lui. Gli va dato tanto di cappello. È secondo me l'ennesimo gesto di amore verso questa squadra, questa mitica maglia che lui ha fatto. Già quando era calciatore lo dimostrava in campo, si impegnava, dava l'anima, tutto quanto. Quando faceva le interviste non le mandava a dire a nessuno, sia da calciatore che da allenatore. Poi dopo con i soldi che guadagnava, come calciatore ha aiutato parecchia gente in meridione, al suo paese. Aveva aperto anche una pescheria qui a Gallarate, se non sbaglio, adesso non so se è ancora sua. Ha un ristorante a Milano, insomma. Ha fatto tante buone cose, ecco. Niente. Lo si può criticare come allenatore, quello non c'è dubbio. Io sinceramente sono uno di quelli che l'ha sempre difeso. Ha anche lui le sue colpe. L'unica volta che gli ho dato contro è stato a quel derby del ritorno 3-2, che poi dopo quel punto lì c'è proprio, se pareggiavamo lì, andavamo Milan in Champions e l'Inter in Europa League. Però vabbè, pazienza, auguro a lui tanta fortuna per il suo futuro, perché se lo merita, e magari chissà, domani fra, ne so, 10 anni, magari potrà tornare di nuovo a allenare il Milan con una maggiore esperienza, che gli servirà tanto comunque. So che adesso ha avuto dei contatti con la Roma, ma mi sembra che gli abbia già detto di no a Totti. E niente, adesso vedremo il Milan che arriverà. Inzaghi mi sembra che abbia già rinnovato con la Lazio e quindi alla fine no. Resta Giampaolo. Giampaolo che ha sì, grande esperienza, però con squadre piccole. Però insomma, vedremo chi arriverà. Comunque, ciao a tutti e buona domenica.